Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al Festival Pub. Grazie per gli applausi a questo pubblico calorosissimo, il pubblico dell'Hotel Casale dei Greci di Biancavilla. Ritorniamo dopo un anno di nuovo qui in questa bellissima cornice che trovate a Biancavilla, ristorante e sala ricevimenti che accoglierà per 5 settimane la nostra carovana musicale. Naturalmente diamo anche il benvenuto a tutto il pubblico affezionatissimo di TVA e di Ciak Telesud che ci segue attraverso le nostre telecamere. Benvenuti a questo talent show che è dedicato a tutti gli appassionati del canto e questa sera ne abbiamo ben 8 che sono accomunati da una grande emozione, da una grande passione, ma che soprattutto ci regaleranno con la loro voce delle interessanti scelte musicali, perché come ormai sapete tutti canteranno 2 brani che hanno scelto loro seguendo quella che è la loro preferenza musicale, brani che spaziano dalla musica italiana fino alla musica internazionale. Addirittura c'è un ragazzo che ha scelto come brano Jimi Hendrix, quindi questa sera avremo veramente tanto da ascoltare, ma non solo, protagonisti della nostra kermesse come sempre i piccoli della sezione Festival Pub Baby, e abbiamo un nuovo concorrente che si è aggiunto alla lunga schiera dei nostri concorrenti giovanissimi che già si sono esibiti, e questa sera per la loro seconda esibizione avremo 3 belle, brave, grintose cantanti che hanno scelto anche loro dei brani molto difficili, ma del resto non c'è molta differenza tra l'esibizione dei grandi e dei bimbi, perché sono tutti comunque molto bravi e l'avete sicuramente visto anche nelle scorse puntate. Da qui proseguiamo il nostro cammino musicale che come sempre porterà alla finalissima che ricordiamo mette in palio un viaggio di 1 settimana per 2 persone e poi la realizzazione di un CD all'interno dello studio del nostro fonico Salvo Pesce da Eufonia Audio Studio, che per la prima volta quest'anno verrà anche mandato in onda sulle frequenze di Radio Studio Italia, e poi ci sarà una sorpresa che però scoprirete soltanto nell'ultima puntata del Festival Pub, quindi dovete seguirci fino alla fine per scoprire quello che vi abbiamo tenuto in riservo e soprattutto le grandi novità che ci saranno per questo terzo appuntamento, per questa terza edizione della nostra gara. Detto questo, come in una gara, in un festival che si rispetti, ci sarà una giuria che dovrà scegliere il vincitore e il 10° semifinalista o la 10ª semifinalista, perché abbiamo un parterre di concorrenti molto vario, perché ci sono ragazze, ci sono dei ragazzi che provengono da Catania, dalla provincia, qualcuna anche da Adrano, di età diversa, dimostrazione che la musica è comunque un linguaggio universale. Conosciamo però meglio la nostra giuria che dovrà scegliere questo 10° semifinalista. Signore e signori, diamo il benvenuto ad Orazio Caruso, nostro collega giornalista di Ciak Telesud e anche corrispondente del Giornale di Sicilia. Facciamo un applauso per tutti i nostri giurati, insieme a lui Davide D'Amico, nostro collaboratore a TVA Notizie, anche lui corrispondente del Giornale di Sicilia, e poi ci è venuto a trovare ancora una volta Dinastia, Maurizio Musumeci, il nostro ormai caro compagno di viaggio perché è stato con noi in altre occasioni, e poi anche un rappresentante di quella che è anche i nostri telespettatori, chi segue il Festival Pub. Abbiamo una giuria variegata anche composta da chi ci segue, la nostra Lulu, diamo il benvenuto anche a lei, facciamo un applauso, benvenuta al Festival Pub. Avremo poi modo naturalmente di parlare con i nostri giurati nell'arco della trasmissione. Grazie per aver accettato innanzitutto il nostro invito, e avete come sempre un compito molto difficile, quello di scegliere un vincitore, ma sappiamo che come sempre lo farete con grande serietà e professionalità, che tra l'altro poi vi contraddistingue nella vostra vita e nel vostro lavoro. A questo punto conosciamo però i protagonisti della nostra kermesse, i 10 di questa 10ª puntata, i nostri 8 concorrenti che meritano tra l'altro per noi tutti un 10, perché del resto poi noi apprezziamo e naturalmente sosteniamo chi vuole mettersi in gioco con noi all'interno del Festival Pub. Al di là poi di quella che può essere l'intonazione, va premiata sicuramente la loro capacità di volersi scommettere con quello che è una trasmissione, che poi è un gioco. Del resto alla fine noi non promettiamo un contratto discografico, ma regaliamo semplicemente dei premi. A questo punto conosciamo i nostri 8 concorrenti, iniziando dal primo, Michelangelo Messina. Cinzia Ricca.
Salvo Laudani, Piera Scarvaglieri, Marco Massimino, Laura Iordanescu, Fabio Rossitto. E infine abbiamo un duo che è composto da Elisa Greco e Alessia Licciardello. E questi sono i nostri 8 concorrenti, io mi metto qui al centro, saranno loro i protagonisti della 10ª puntata del Festival Pub. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, diamo la linea alla regia di Carmelo Ciletta e poi entreremo nel vivo e i nostri concorrenti cominceranno a sfidarsi, è proprio il caso di dire, a colpi, a suon di note. Non andate via, mi raccomando, rimanete ancora con noi al Festival Pub. Autoscuole Montagna Skepis, aula multimediale con possibilità di esercitazione quiz online direttamente da casa, vasto parco veicoli, mezzi pesanti, auto per disabili e in più esami guida per patente moto direttamente in pista. Autoscuole Montagna Skepis e anche di sbrigo pratiche e in esclusiva di zona si effettuano corsi e recupero punti CQC, carta di qualificazione del conducente. Autoscuole Montagna Skepis, a Biancavilla in via Vittorio Emanuele 505 e a Santa Maria di Licodia in via 24 maggio 33. Info 095 62 91 35. www.autoscuolemontagna.it. Sabina Abbigliamento veste i giovani con uno stile unico e un look esclusivo e ti propone, in esclusiva di zona, abbigliamento e accessori Cocconuda e da quest'anno anche la linea Cocca. E per i giovani che vogliono distinguersi con uno stile che fa tendenza, trovi la linea Angel and Devil ed AU. Sabina Abbigliamento, ad Adrano, in via Aldo Moro 9, traversa di via Cappuccini. Da Sabina Abbigliamento, la protagonista sei tu. Metti in moto la tua cameretta. E dove? Da AD Arredamenti di Natale, che con l'acquisto di una cameretta Moretti Compact ti regala una fiammante mini moto o mini cross oppure un favoloso tappeto. Corro subito! AD Arredamenti di Natale è esclusivista di zona delle bellissime camerette Moretti Compact e ti aspetta per realizzare la camera dei tuoi sogni ad Adrano in via Cappuccini 88. Nel nostro mondo di fiabe facciamo rivivere le emozioni dell'infanzia, i sogni, la magia e il calore. Attraverso i nostri prodotti fatti a mano, le immagini e i nostri comportamenti, li trasformiamo in una realtà da vivere ogni giorno, portando gioia con il cuore a noi e agli altri. Toon, i sogni diventano realtà. Toon Shop Adrano, affiliato Arte. Via Cappuccini 171-173, Adrano. Email tunshopadrano@alice.it. Diamanti, oro, argento, perle, vetro, acciaio sono i protagonisti di accessori forti e speciali per bijou preziosi. Il richiamo a materiali così primordiali diventa un back to the future ricco di maliziosa eleganza. Haras rompe gli schemi e crea un negozio fashion. La cura per i dettagli, il design originale, fanno di Haras un negozio sfacciatamente trend. Haras propone anche articoli per il viaggio delle aziende più note come Samsonite, Timberland, Lacoste, American Tourister. Haras, gioielli, orologi, borse, valigie, accessori. Via Cappuccini 175 ad Adrano. Giovane, street e metropolitano. È questo il brand Terranova. Il total look uomo-donna che veste alla moda. Ispirato al mondo dei bambini da 0 a 13 anni, Terranova Kids, dove si è grandi sin da piccoli. Per un
uno stile inconfondibile e di moda, Terra Nova, in via Aurelio Spampinato 10, ad Adrano. Terra Nova, dove il protagonista sei tu. Festival Pub, siamo pronti per iniziare con la gara. Conosciamo subito il primo concorrente attraverso il videoclip. Buonasera a tutti, sono Michelangelo Messina, vengo da Catania, ho 18 anni e per me la musica è il modo migliore per esprimere le proprie emozioni. Con il brano The Wind Cries Mary di Jimi Hendrix canta per noi questa sera Michelangelo Messina. Jacks high in their boxes, and the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on downstream, footsteps dressed in red, and the wind whispers. The broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries. Traffic lights, they turn up blue tomorrow, and shine the emptiness down on my bed. Each tiny highland sets downstream, 'cause the love that lives is dead. And the wind whispers, Mary. With its crutch, its old age, and its wisdom, it whispers, no, this will be the last. And the wind, it cries, Mary, here. Oh. Complimenti Michelangelo per questa esibizione, ma come mai hai scelto un brano di Jimi Hendrix? Chiaramente ti aiuta perché con la chitarra elettrica è proprio l'artista forse ideale. Allora, ho scelto Jimi Hendrix perché comunque io principalmente sono chitarrista e lo vedo come un idolo, perché è una persona che suona la chitarra con l'anima, cioè ogni nota, ogni singola nota è riproduzione di quello che dice la sua anima. Quindi tu nasci come chitarrista e poi si aggiunge la passione per il canto. Quando ci riesco. Ci sei riuscito benissimo questa sera, grazie ancora e facciamo un applauso per il nostro Michelangelo Messina.
E con lui siamo entrati nel vivo di questo decimo appuntamento del Festival Pub, che regala tanti premi. Vi ricordavo all'inizio il viaggio di una settimana per due persone in una delle più belle città d'Europa, che è offerto dall'agenzia Cardifiore, che trovate ad Adrano in via Masotto. Poi la realizzazione del CD da Eufonia Audio Studio, poi verrà trasmesso su Radio Studio Italia, e chiaramente per i vincitori di ogni singolo appuntamento il premio offerto dallo studio artistico Matisse di Maria Concetta Lazzolo. E rimanendo in tema di premi, vi ricordo che grande novità annunciata proprio nella scorsa puntata per i bambini che partecipano invece nella sezione Festival Pub Baby, ci sarà un premio speciale per i tre classificati, che è offerto dal centro Toon che troviamo ad Adrano in via Cappuccini 175 e anche Aras. Allo stesso tempo sono due negozi, e questa sera tra le altre cose sono venuti anche a trovarci ancora una volta. Facciamo un applauso, abbiamo la famiglia di Natale al completo con anche Rita e Veronica. E le due figlie adottive, ci dice Tony. Grazie per essere con noi. Ricordiamo il centro Toon, che offrirà ai tre classificati, quindi primo, secondo e terzo posto, questo bellissimo premio. A questo punto noi invece ritorniamo alla nostra gara e conosciamo meglio la prossima sfidante. È una ragazza che ci parla di lei attraverso questo videoclip. Buonasera a tutti, sono Cinzia Ricca, ho 19 anni e vengo da Adrano. Per me la musica è un'occasione per esprimere le nostre emozioni. Con il brano Indifferenza di Laura canta per noi Cinzia Ricca. Come puoi dimenticare?
Grazie. Complimenti Cinzia per questo brano che aveva qualcosa di molto ritmato, una baciata, no? È giusto? Sì, una baciata. Ma ti ha aiutato qualcuno nella scelta oppure è stata una tua decisione? Mi ha aiutato sia mio zio e il mio marito. Tuo marito che si chiama? Giuseppe. Giuseppe è qui questa sera con te? Sì, lì sul tavolo. La dedichiamo a lui questa canzone? Sì, perché no? E anche allo zio che tra le altre cose aiutato, sì, ti ha aiutato e che noi conosciamo, Franco Ricca, che è stato ospite del Festival Pub lo scorso anno, ma sicuramente lo rivedremo anche nelle prossime puntate. Quanto alla tua passione invece per il canto, com'è nata? Già da bambina canticchiavi? Sì, da piccola, anche perché mio padre ha la passione del canto e ho preso la passione da mio padre che mi ha aiutato tantissimo sul canto. Complimenti, come si chiama il papà? Carmelo. Signor Carmelo, ha fatto bene ad aiutare la figlia, soprattutto ad inoltrarla in questa strada del canto. Complimenti ancora, ci vediamo con te per la seconda esibizione. Grazie ancora a Cinzia Ricca. E abbiamo sentito finora due brani molto diversi tra di loro, da Jimi Hendrix a questo brano di Laura, Indifferenza, questa baciata. E naturalmente questi brani non fanno altro che rispecchiare i nostri concorrenti, le loro preferenze musicali e in un certo senso anche qualcosa che fa parte del loro vissuto, così come quello che poi noi scopriamo attraverso il videoclip, come quello che vedremo tra non molto del terzo concorrente video. Buonasera a tutti, mi chiamo Salvo Laudani, vengo da Biancavillo, ho 22 anni. Per me la musica è vita. Con questo brano torniamo un po' indietro nel tempo ed è anche un brano che rispecchia in un certo senso la nostra sicilianità, un famoso brano dei Mocarta, Concerto, e lo canta per noi Salvo Laudani. Figliola canti che a me rosa.
Salvo con questo brano ci ha fatto emozionare. Una canzone dei Concerto, Mocarta, che magari non si sentiva più da tanto tempo, l'hai rispolverata perché a te piace in modo particolare? Sì, è il timbro di voce che ha, mi piace. E il testo? Pure. È un testo sicuramente che poi inneggia la nostra lingua, la nostra sicilianità. Invece la tua passione per il canto, prima nel videoclip hai detto sicuramente delle cose molto belle, ma se tu dovessi definirla con un solo aggettivo, quale useresti? Per me la musica è tutto, cioè proprio entra nelle vene e finisce alla testa. Ma hai mai pensato che questa tua passione si possa trasformare magari anche in qualcosa di più? Magari pensare di diventare un professionista, di intraprendere questo cammino? No, non mi è mai capitato di pensare. Come mai hai deciso di partecipare al Festival Pub? Perché amo cantare, quindi mi piace. E ti sei voluto mettere in gioco? Perfetto. Grazie, prego. Ci vediamo per il secondo brano. Ancora un applauso per Salvo Laudani. Grazie ancora. È chiaro che poi in tutti i concorrenti noi non ritroviamo altro che questa grande passione, questa emozione che loro poi ci trasmettono con la loro voce, come nel caso della prossima concorrente che conosciamo meglio attraverso il nostro videoclip. Buonasera a tutti, sono Piera Scarvaglieri, vengo da Adrano, ho 30 anni. Per me la musica è la liberazione dell'anima. Con il brano Vivimi di Laura Pausini, Piera Scarvaglieri. Let go.
molto disinvolta, quindi immagino che non è la prima volta che ti esibisci davanti ad un pubblico. No, non è la prima volta, infatti. Già hai partecipato ad altre competizioni, ce n'è una che magari ti è rimasta particolarmente impressa? Sì, un anno fa ho partecipato ad un festival in una piazza e fortunatamente, forse, non lo so, ho vinto. Complimenti, invece questa passione per il canto, l'hai ereditata da qualcuno, come diceva magari qualcuno dei nostri concorrenti prima? Ma forse un po' qualcuno della mia famiglia, mio padre, boh. Sanno cantare anche loro? Tutti. Quindi insomma è un dono che fa parte della famiglia Scarvaglieri, lo possiamo dire. Sì, sicuramente. Grazie. Naturalmente facciamo un applauso anche a Davide Gulli che l'ha accompagnata al piano, alla tastiera. Grazie anche a te. E ci rivediamo con Piera per la sua seconda esibizione e noi proseguiamo subito con la prossima e conosciamo meglio il nostro concorrente attraverso il videoclip. Salve a tutti, sono Marco Massimino, ho 23 anni e vengo da Catania. Nella vita studio informatica, sono anche iscritto al corso di recitazione e sono un cantautore. Con il brano Uno di noi di Eugenio Finardi, per noi questa sera al Festival Pub, Marco Massimino. Fosse uno di noi, solo e perso come noi, e se lui fosse qui, seduto in fronte a te, diresti sempre sì, o chiederesti perché mai ci hai messo qui, con tutte queste illusioni e tentazioni. Cosa farei? Lo guarderei dritto negli occhi e chiederei se c'era in lei una ragione o se una punizione oppure è stato solo un caso, una disattenzione. E dai, se ci sei, e dai.
Grazie. Complimenti Marco per questa bellissima esibizione, un brano di Eugenio Finardi che parla di Dio, ma se Dio fosse uno di noi, come mai l'hai scelto? Perché questa tematica mi interessa molto, se Dio fosse uno di noi, appunto come dice la canzone, anche egli soffrirebbe, avrebbe dei sentimenti, quindi patirebbe o avrebbe anche il sentimento di gioia. Tu non soltanto sei un cantante, ma anche scrivi dei brani. Cantautore, sì. Cantautore, ma quando scrivi poi dei testi, cos'è che ti dà l'ispirazione? Affronto diverse tematiche che la vita di tutti i giorni ci pone davanti. Facendo magari riferimento a quello che accade a te personalmente? Anche quello, sì. E anche hai una passione per il teatro? Sì, piace molto recitare perché comunque secondo me è una delle cose, delle mie passioni ecco preferite. Ma se dovessi fare una scelta tra il teatro ad esempio e il canto, si può fare oppure no? Sono emozioni differenti che comunque pongono davanti, però il canto per me rimane al primo posto. Al primo posto e magari hai pensato che potrebbe diventare una professione? Questo lo spero molto, sì. Allora ti facciamo tanti in bocca al lupo, ancora complimenti a Marco Massimino che rivedremo per la seconda esibizione della seconda parte del Festival Pub. Prima di ascoltare la sesta concorrente, vi ricordo che è possibile rivedere le puntate del nostro programma sul sito internet www.televideoadrano.it oppure anche su YouTube, basta digitare Festival Pub Adrano e troverete tutte le puntate che sono andate in onda sia su TVA che su Chuck Telesud e poi chiaramente su YouTube sono tanti anche i telespettatori che ci seguono e che non sono esattamente del nostro comprensorio, qualcuno ci può seguire anche dall'altra parte del mondo perché poi è questa anche la bellezza di internet. E ringraziamo il nostro Antonino Milone che si occupa poi del nostro sito internet dove è possibile anche votare i nostri concorrenti e quelli che non sono stati scelti dalla giuria oppure dal pubblico con l'applauso e poi anche i nostri baby concorrenti e i big che questa sera non si esibiranno ma li ritroveremo in una finale che è dedicata soltanto a loro. Due saranno scelti attraverso il voto, ovvero quelli che hanno ricevuto più preferenze sia sul sito internet che attraverso il numero di SMS e poi due verranno scelti durante questa finalissima, uno dalla giuria e poi uno in una modalità assolutamente particolare che però non vi vogliamo anticipare ma poi la scoprirete vedendo il nostro programma. Adesso invece noi scopriamo qualcosa in più sulla sesta concorrente. Buonasera a tutti, mi chiamo Laura Iordanescu, ho 20 anni e vengo di Adrano. Se le labbra esprimono un desiderio, gli occhi un'emozione, la musica c'ha il potere di esprimere ciò che è buono in una persona. Sesta concorrente del Festival Pub, Laura Iordanescu. Benvenuta Laura, che per la prima volta ci farà ascoltare un brano in francese perché finora non l'aveva cantato mai nessuno. Ci dici tu il titolo? Certo, la cantante è Patricia Cass e il titolo è Quand je me dis. Canta per noi Laura Iordanescu. Oh,
pensavo depuis longtemps qu'il quitterait mon pays. Je suis Paris, mais le bras qui sert vraiment une star. Complimenti Laura, siamo sicuri che non è la tua prima esibizione perché eri molto disinvolta sul palco, quindi hai cantato già tre volte. No, sì, ho fatto canto 3 anni. Hai studiato? Sì, e poi altri 8 anni di pianoforte, quindi sono un po' abituata con il pubblico e... Chiaramente la musica fa parte della tua vita perché hai impiegato 8 anni più 3 anni di canto, quindi insomma sono tanti. Certo. E mi fa piacere, mi sento me stessa quando canto. Come mai hai deciso di partecipare invece al nostro programma? Ma il fatto è che tutto è venuto così all'improvviso. Mentre che lavoravo un amico dice, cantavo, dice ma perché non vai a partecipare al Festival Pub? C'hai una voce carina. Dico va, smettila. Dice no, veramente. E dico va bene, proviamo, vediamo che esce. E sei contenta di aver partecipato? Sei soddisfatta di questa tua esibizione? Ma sì, insomma si poteva meglio, ma è l'emozione. Quella sicuramente l'hai trasmessa al pubblico perché sei stata bravissima. Facciamo un applauso ancora per Laura Iordanescu che rivedremo nella seconda parte con la sua seconda esibizione. E siamo arrivati alla penultima esibizione. Vi ricordo che nella seconda parte del Festival Pub poi ci sarà spazio ai nostri baby concorrenti della sezione Festival Pub Baby e ascolteremo un nuovo concorrente e poi 3 che invece già si sono esibiti nelle altre puntate. Noi invece conosciamo meglio il prossimo concorrente attraverso il videoclip. Buonasera a tutti, sono Fabio Rossitto, vengo da Catania. Per me la musica è vita. Con il brano E ruberò per te la luna dei Negramaro, Fabio Rossitto. Io saprei nascondermi dentro il cuore alle righe dei miei guai. Se solo tu non odiassi me, sai dentro e fuori dalle righe dei tuoi guai. E ruberò per te la luna, non curerai più dentro te la bianca immagine di me. Io saprei nascondermi dietro l'ombra di un bel fiore come te. Se solo tu fuori quelle righe dei tuoi guai. E ruberò per te la luna, se il buio ti farà paura, se non troverai più dentro te la bianca immagine di me che mi fingeva a volte luna. Rubavo il buio e la paura, se che non trovi qui dentro te la bianca immagine di me. Non scordo
somiglia, somiglia a te. Grazie. Complimenti Fabio per questa esibizione. I Negramaro ci ha portato la loro energia, ti piacciono? Sì, sì, molto. E come mai questo brano è Ruberò per te la luna? Una frase molto romantica, se vogliamo. Sì, sì, no, beh, il pezzo che mi piace tanto, in base al mio stile, fondamentalmente mi piace molto. Ti piace questo stile di musica? Invece la tua passione per il canto? Io ho scoperto di, diciamo, due anni fa all'incirca di saper, diciamo, un pochettino cantare. Ora sto cercando di studiare canto, proverò a studiare canto. Ma come l'hai scoperta questa passione? Cantando nei locali di karaoke, così, molto, molto. E qualcuno ti ha detto, però sei intonato, potresti secondo me fare di più. Sì, sì, sì. E così ti sei buttato. Praticamente sì. Ma hai partecipato anche ad altre gare? Magari karaoke al Catania, The Night, ho vinto il primo premio. Chissà che magari anche questa sera ti porti bene. Ce lo auguriamo per tutti i concorrenti. In bocca al lupo anche a te. Un applauso ancora per Fabio Rossitto. Grazie. E siamo arrivati all'ultima esibizione. Abbiamo un duo femminile che conosciamo meglio attraverso il nostro videoclip. Buonasera a tutti. Mi chiamo Elisa Greco. Abito a Giara, in provincia di Catania. Sono qui questa sera con Alessia per cantare una canzone insieme, e per noi la musica è stata quella cosa che ci ha unito per diventare amiche. Vai. Buonasera, sono Alessia Ricciardello, vengo da Riposto e ho 17 anni. Per me la musica è, diciamo, tutto, è per esprimere quello che sono, cioè quello che sono veramente. Con il brano L'amore si odia, cantato da Noemi insieme a Fiorella Mannoia, per noi ultime concorrenti del Festival Pub, Elisa Greco e Alessia Licciardello. Soffrire, godere o finire. Vieni qua, vieni qua. Sempre la stessa storia di un equilibrio stabile, stabile, che crolla al vento di una nuova gloria. L'amore si odia. Se fosse tutto facile, se fosse ancora innamorato. Ma tu non me.
quello che conta, se conta, se come con la trame di complimenti ad Elisa e ad Alessio, mi metto al centro fra voi due. Nel videoclip avete detto che grazie alla musica è nata anche la vostra amicizia. Sì, vero. Ci siamo conosciuti nella scuola di canto, insieme abbiamo cominciato questo percorso e oggi siamo qui. Come mai la scelta di questo brano? Beh, abbiamo fatto una scelta comune perché comunque è un brano che ci ha colpito molto e fin dall'inizio abbiamo detto questo è per noi. Invece come mai avete deciso di partecipare a questo programma? Beh, la nostra insegnante di canto ci ha detto, sai, c'è qualcosa per voi che vi si adegua. Allora siamo venuti qua stasera, la nostra prima volta. Anche la prima esibizione? No, la prima esibizione insieme no, ne abbiamo fatte parecchie. Questa sera siamo qui per la prima volta e cantare insieme a voi. E questa sicuramente è una grande soddisfazione per noi del Festival Pub e vorremmo anche salutare, ne approfitto, la vostra insegnante Francis. Non so se le nostre telecamere in questo momento la stanno inquadrando perché ci viene a trovare tante volte in diversi appuntamenti della nostra gara e naturalmente non poteva mancare anche in questa puntata perché ci sono due delle sue bravissime allieve. Pensate magari un giorno di fare questo come mestiere? Ovvio, quello che voglio fare. Proprio questo? Sì. Il tuo sogno nel cassetto? Cantare. Noi ve lo auguriamo con tutto il cuore. Grazie ancora ad Elisa Greco e Alessia Licciardello. Ci vediamo con voi nella seconda parte del Festival Pub, perché si chiude così con la loro esibizione questo primo tempo del nostro concorso Canoro, questo festival che va a caccia di talenti e che vi regala tantissimi premi. Abbiamo ascoltato delle voci molto diverse tra loro e anche le scelte musicali sono diverse, ma rispecchiano un po' i nostri concorrenti, però in tutti abbiamo notato quello che poi è il filo conduttore del Festival Pub: la passione, l'emozione e soprattutto la voglia di mettersi in gioco. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi ritorneremo ancora qui all'Hotel Casale dei Greci con degli ospiti molto particolari che sono venuti a trovarci. A dopo, mi raccomando, rimanete con noi. Festival Pub, Festival Pub. Eufonia Audio Studio di Salvo Pesce, struttura giovane e dinamica, in grado di fornire supporto nei diversi aspetti della registrazione digitale. Eufonia è anche ripresa eventi live, creazione basi musicali, registrazioni studio. Per contatti visitate il sito www.eu-fonia.it o scrivi a info@eu-fonia.it. Metti in moto la tua cameretta. E dove? Da ADIE Arredamenti di Natale, che con l'acquisto di una cameretta Moretti Compact ti regala una fiammante mini moto o mini cross oppure un favoloso tappeto. Corro subito! ADIE Arredamenti di Natale è esclusivista di zona delle bellissime camerette Moretti Compact e ti aspetta per realizzare la camera dei tuoi sogni ad Adrano in via Cappuccini 88. Autoscuole Montagna Skepis, aula multimediale con possibilità di esercitazione quiz online direttamente da casa, vasto parco veicoli, mezzi pesanti, auto per disabili e in più esami guida per patente moto direttamente in pista. Autoscuole Montagna Skepis è anche di sbrigo pratiche e in esclusiva di zona si effettuano corsi e recupero punti CQC, carta di qualificazione del conducente. Autoscuole Montagna Skepis, a Biancavilla in via Vittorio Emanuele 505 e a Santa Maria di Licodia in via 24 maggio 33, info 095 62 91 35, www.autoscuolemontagna.it. Giovane, street e metropolitano, è questo il brand Terranova. Il total look uomo-donna che veste alla moda. Ispirato al mondo dei bambini da 0 a 13 anni, Terranova Kids, dove si è grandi sin da piccoli. Per uno stile inconfondibile e di moda, Terranova, in via Aurelio Spampinato 10, ad Adrano. Terranova, dove il protagonista sei tu.
Diamanti, oro, argento, perle, vetro, acciaio sono i protagonisti di accessori forti e speciali per bijou preziosi. Il richiamo a materiali così primordiali diventa un back to the future ricco di maliziosa eleganza. Harrah's rompe gli schemi e crea un negozio fashion. La cura per i dettagli, il design originale fanno di Harrah's un negozio sfacciatamente trend. Harrah's propone anche articoli per il viaggio delle aziende più note come Samsonite, Timberland, Lacoste, American Tourister. Harrah's, gioielli, orologi, borse, valigie, accessori. Via Cappuccini 175 ad Adrano. Nel nostro mondo di fiabe facciamo rivivere le emozioni dell'infanzia, i sogni, la magia e il calore. Attraverso i nostri prodotti fatti a mano, le immagini e i nostri comportamenti, li trasformiamo in una realtà da vivere ogni giorno, portando gioia con il cuore a noi e agli altri. Toon, i sogni diventano realtà. Toon Shop Adrano, affiliato Arte. Via Cappuccini 171-173, Adrano. Email toonshopadrano@alice.it. Sabina Abbigliamento veste i giovani con uno stile unico e un look esclusivo e ti propone, in esclusiva di zona, abbigliamento e accessori Cocconuda e da quest'anno anche la linea Cocca. E per i giovani che vogliono distinguersi con uno stile che fa tendenza, trovi la linea Angel and Devil ed AU. Sabina Abbigliamento, ad Adrano, in via Aldo Moro 9, traversa di via Cappuccini. Da Sabina Abbigliamento, la protagonista sei tu. E ben ritrovati al Festival Pub, ancora qui all'interno del ristorante, sala ricevimenti e sala congressi, Hotel Casale dei Greci di Biancavilla, questa bellissima struttura che ospita la nostra kermesse canora. Saremo qui per altre 5 puntate e insieme a me questi ospiti prestigiosi, importanti, perché il loro contributo per il territorio è veramente indispensabile. Siamo insieme a Nino Lombardo, facciamo un applauso, che rappresenta il movimento Braccianti Adesso Forestali, un movimento che cresce, che opera nel sociale e che aiuta sicuramente tantissimi cittadini. Senza dubbio, però prima di tutto Elisa permettimi di dire che sei stupenda e sei molto professionale. Io rivolgo a tutti i telespettatori da casa e qui in sala di farti un bellissimo applauso. Grazie, siete stati molto gentili. Niente, il nostro impegno continua sempre per i braccianti, per i lavoratori dipendenti del territorio, perché danno un contributo allo sviluppo del territorio. E noi siamo presenti, siamo insieme ai lavoratori, ora e sempre, perché ci sono cose che non vanno, che le istituzioni ignorano, che la politica ignora e che altri sindacati non difendono. Quindi saremo sempre con loro, ora e sempre. Questo sicuramente per loro è importante ed è un sostegno prezioso. Insieme a noi questa sera anche il responsabile del movimento invece di Paternò, il signor Angelo Tomasello. Buonasera e benvenuto al Festival Pub anche lei. Grazie. Cosa dire? Prima voglio parlare di questo spettacolo bellissimo che fate, che io ho seguito. Pensavo che ci fosse una cosa così fra amici, invece no, vedo che c'è molta professione. Poi, certamente. Cosa dire? Diciamo che la nostra nobile causa, quella del movimento, che praticamente ogni giorno riesce sempre non avere alla meglio, ma almeno permettere alla gente di poter sperare che un giorno si abbia un po' di giustizia per quello che facciamo, perché questi signori qua, così precari, così veramente sotto zero, vengono sottovalutati in un modo veramente non nobile. E dico anche che il nostro movimento, grazie a Dio, da 4-5 anni a questa parte, ha fatto in modo che tutti i nostri lavoratori abbiano una speranza per il futuro. E
Questa è una cosa altrettanto importante, una speranza per il futuro. E a proposito del futuro, dei progetti in cantiere, siamo convinti che ce ne sono veramente tanti, ne parliamo insieme al responsabile del Movimento Braccianti e Forestali da Catania, Maurizio Grosso, anche lei. Grazie. Buonasera e benvenuto al Festival Pub. Grazie, gentilissimi, professionalissimi, davvero. Questa sera siamo venuti qua a cenare, ci siamo trovati davvero come se fossimo a casa nostra e soprattutto abbiamo apprezzato la vostra professionalità, la vostra capacità di mettere in piedi un programma che è davvero, davvero bello. Abbiamo ascoltato le voci dei cantanti e delle cantanti che si sono susseguite e davvero sono davvero, davvero brave, davvero, siamo davvero contenti di essere qua per questo motivo. Per quanto riguarda noi del movimento non è difficile trovarci in giro, lo siamo sempre, abbiamo tante lotte in cantiere, le stiamo portando avanti, speriamo che davvero rinasca la speranza in un popolo così martoriato come quello dei braccianti e dei forestali. Secondo me ci sono le condizioni perché qualcosa possa davvero cambiare in meglio e la consapevolezza che la lotta paga fa sì che si possa davvero arrivare nella direzione che sto prospettando io. È un movimento che cresce grazie a voi e che crea poi delle altre sinergie con altri movimenti come quello dell'ISA, che è rappresentato questa sera da Alessandro Troia. Andiamo anche da lui, lo andiamo a salutare, mi segue in questo momento la telecamera di Agatino Catalano, una sinergia che sempre va in favore dei cittadini e di chi naturalmente poi ha bisogno del vostro impegno. Sicuramente questo. Io vi ringrazio prima di tutto per l'invito che ci avete fatto. Siamo qui questa sera, una bella serata, qualche cosa che ogni tanto ci vuole darsi un pochettino, anche perché oggi abbiamo avuto una giornata un pochettino stressante. Fino a questa sera, fino a verso le ore 21, abbiamo avuto nel comune di Biancavilla una riunione con i lavoratori agricoli forestali, da cui l'iniziativa presa dal Movimento dei Braccianti è sostenuta anche dall'ISA sindacato, in quanto noi siamo un sindacato fortemente esclusivamente per i forestali, però il nostro impegno è complessivamente per tutti i lavoratori agroforestali non solo della provincia ma bensì anche della regione. Grazie ancora e continuate sempre con questa vostra grande professionalità e con il vostro impegno prezioso e importante per tutto il territorio. Vorrei che tutto il pubblico facesse un applauso ai rappresentanti del Movimento Braccianti Agricoli e Forestali e all'ISA Sindacato. Grazie per essere stati con noi al Festival Pub. Io direttamente da qui do il via nuovamente alla seconda parte della gara con il primo concorrente che si esibirà, Michelangelo Messina, con il brano Alleluia di Jeff Buckley. It was
strong, but you need a proof. You saw her baby on the roof, her beauty and the moonlight hover for you. She tied you to her kitchen chair. You broke your frown when he cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah. Golden, it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. Complimenti, Michelangelo, da Jimi Hendrix a Jeff Buckley, cultura musicale, grazie ancora, ci vediamo per il terzo brano. Facciamo ancora un applauso caloroso per Michelangelo Messina. Io salgo su questo palchetto, come potete vedere ci portiamo sempre dietro ormai la nostra scenografia con la classica naturalmente immagine del Festival Pub realizzata dal nostro grafico Giovanni Stissi, mentre per quanto riguarda la realizzazione è quella di Performance, che ringraziamo. Dicevo che proseguiamo la nostra gara con quella che è stata ormai definita la perla preziosa del Festival Pub, il nostro fiore all'occhiello rappresentato dai piccoli concorrenti della sezione Festival Pub Baby. Dicevo prima che questa sera avremo un nuovo concorrente e poi tre bellissime ragazze, signorine, le chiamiamo così perché hanno 10-11 anni, quindi vogliono essere chiamate giustamente non più bambine ma signorine, che si sono già esibite nelle puntate precedenti. Sono accompagnate da una madrina assolutamente speciale, Rita. Le accogliamo con un applauso, iniziando dal nuovo concorrente Alfio Bua e poi Martina Musumeci, Ornella Currò e poi Valeria Verzi. Ben ritornati al Festival Pub e benvenuto
a questo giovanotto, giovanissimo, piccolissimo, a 7 anni, insieme ad Antonino sono i due concorrenti più piccoli, naturalmente grazie alla loro madrina. Facciamo un applauso per Rita che li ha accompagnati, grazie. Siete emozionati? Tu sei emozionato? Sì. Ma hai cantato già altre volte? Sì. Quindi non è la prima volta che ti esibisci in pubblico? No. Ma questa passione per il canto l'hai ereditata da qualcuno, da papà, da mamma, oppure è una cosa proprio tua? Mia. Ma vai a scuola di canto? Sì. E il tuo insegnante come si chiama? Angela. Angela, e quindi ti insegna le canzoni? E anche i brani. E anche i brani, certo, le canzoni e i brani. E tu studi tanto a casa? Sì. Bravo, fai bene, quindi ti sei preparato sicuramente a dovere anche per questa sera al Festival Pub. Invece poi abbiamo Martina, poi abbiamo la nostra Valeria e Ornella, con loro però parleremo naturalmente dopo, perché già sono abituate a stare davanti alle telecamere, davanti al pubblico. Allora voi potete tornare ai vostri posti, sempre accompagnati da Rita. Invece rimane in mia compagnia Alfio, però prima vediamo il suo videoclip dove si è presentato al nostro pubblico. Buonasera a tutti, sono Alfio Bua, vengo da Catania, ho 7 anni, per me la musica è vita. Con il brano Siamo le note dello Zecchino d'Oro canta per noi questa sera Alfio Bua.
Bravissimo, bravissimo, complimenti, siamo le note. Ci ha creato questa bellissima canzoncina dello Zecchino d'Oro. Ma l'hai scelta tu oppure è stato il tuo la tua insegnante oppure papà, mamma? La mia insegnante. La tua insegnante. Ma sei venuto oggi con il papà e la mamma? Sì. Come si chiamano? Melo e Giusy. Melo e Giusy, li vogliamo salutare? Sì. Ma a loro fa piacere che tu canti? Sì. E a te magari fare da grande questo mestiere ti piacerebbe? Sì. Allora noi te lo auguriamo, speriamo che un giorno diventerai un cantante famosissimo, così ti vedremo poi magari al Festival di Sanremo, chissà. Complimenti, ancora un applauso per il nostro piccolissimo Alfio Bua, 7 anni da Catania, questo piccolo concorrente della sezione Festival Pub Baby. E adesso invece vediamo una vecchia, tra virgolette, concorrente che si era già esibita in un'altra puntata, Martina Musumeci. Buonasera Martina, vieni qua, raggiungimi sul nostro palchetto, come stai? Bene. Sei meno emozionata rispetto alla scorsa puntata? Sì. Ma intanto le tue amiche, chi ti ha visto a casa, attraverso il nostro programma, ti ha fatto i complimenti, cosa ti hanno detto? Sì, scuola, sì, mi hanno detto brava, sì. Quindi a scuola gli insegnanti sono contenti? Sì. E tu sei rimasta soddisfatta? Sei felice di aver partecipato a questo programma? Sì. Quindi continuerai ancora a coltivare questa passione per il canto? Sì. Sì, ma sei convinta? Sì. Adesso poi è un gene di famiglia perché suo fratello, lo ricordiamo, è dinastia, tra le altre cose il nostro giurato Maurizio Musumeci, quindi insomma questa passione per la musica vi accomuna un po' in tutta la famiglia. Chissà che poi c'è qualcun altro che canta, che ha la passione per la musica, non so, suona qualche strumento? No. No, papà, mamma? No. Ma magari sarete poi voi a di inoltrarli verso questa passione. Che ne dice signor Musumeci? Magari il prossimo anno partecipa lei al Festival Pub? Forse, quindi già è una speranza. Questa sera invece Martina ha scelto, pensate un po', una canzone che ha un testo particolarmente complicato, ecco, diciamo così, di Nina Zilli, L'uomo che amava le donne. Un applauso caloroso per Martina Musumeci. Sempre lontano, ami tutte a modo tuo, ami tutte le donne e sei bello come un dio. Amore,
grazie a Martina Musumeci, che rivedremo per la finalissima. In bocca al lupo e brava ancora. Grazie. Un applauso lo facciamo? Così ritorna accompagnata dal calore del pubblico al proprio posto. Invece un altro applauso pronto per Valeria Verzì. Anche un coro che accoglie il tuo ingresso su questo palco. Come stai? Bene. Hai partecipato intanto che hai fatto il Festival Pub ad altri concorsi per caso? No. No, non c'è stato un concorso che tu hai fatto ad ACI Castello, ad ACI San Filippo? Sì, quello sì. È quello. Noi siamo informatissime sulle nostre concorrenti che poi ottengono anche degli ottimi risultati. Sì. Hai vinto? Sì. Quindi sei stata molto brava. Questo festival dove si è svolto? Ad ACI Reale. Ad ACI Reale. C'erano anche le ragazze della tua età? Sì, tante. E cosa hai cantato in quell'occasione? Aspetta. Uguale a lei, di Laura Pausini. Di Laura Pausini. Tu ci hai detto la prima volta che ti sei esibita che hai proprio una grande passione per il canto e ti piacerebbe fare questo mestiere da grande. Sì, il mio sogno. Stai studiando? Sì. Insieme a chi? Insieme a un'amica di mia sorella che si chiama Susanna, e la saluto. Susanna Privitera, la salutiamo anche noi, tra le altre cose anche qui presente al Festival Pub, ed è stata anche nostra ospite. Non so se le nostre telecamere la riescono ad inquadrare, è stata, dicevo, altre volte ospite della nostra gara e la ritroveremo sicuramente anche nelle prossime puntate. Per quanto riguarda invece il brano che hai scelto questa sera, ancora non lo sveliamo, ma l'hai scelto da sola oppure c'è qualcuno che magari ti aiuta ogni volta ad ogni tua esibizione? No, ma consigliata Susanna, non sapevo quale cantare. Quindi è merito della tua insegnante e poi chiaramente anche merito tuo l'esecuzione del brano. Sei emozionata? Sì, tanto. Ma un po' meno rispetto alla volta scorsa? Diciamo. Diciamo, è emozionatissima, dovete vedere il suo viso, se fa un primo piano è proprio agitatissima, ma nel momento in cui inizi a cantare questa agitazione si trasforma in un talento e soprattutto in grande energia con il brano di Alex Baroni, Cambiare, canta Valeria Verzì. Io non dormirò di dovrà.
Bravissima, anche con te ci rivedremo per la finalissima. Ancora un applauso per Valeria Verzi, grazie. E adesso l'ultima esibizione, un applauso per Ornella Currò. Anche a te ben ritornata, come stai? Bene. Sei emozionata come la volta scorsa? No, rispetto alla prima volta di meno. Molto meno, anche perché poi alla fine della tua esibizione hai avuto proprio un momento di emozione molto grande. Questa sera invece ti vediamo più sorridente. Sì. Ti sei esercitata molto a casa? Sì, molte prove. Ma il brano, non diciamo qual è naturalmente, l'hai scelto da solo oppure ti ha aiutata mamma, papà? No, io l'ho visto attraverso il programma Ti lascio una canzone e siccome andava bene per la mia voce ho scelto di cantarlo perché è un brano molto bello. Che si adatta alle tue corde, come dicono anche i professionisti, ed è un brano che poi fa parte della musica del passato e dei Camaleonti. Il titolo è Io per lui, canta per noi Ornella Currò. Ci vediamo per la finalissima.
Grazie ancora ad Ornella Currò, ringraziamo anche Valeria Verzì, Martina Musumeci e Alfio Bua, che ritroveremo nella finalissima del Festival Pub, che si farà sempre qui all'Hotel Casale dei Greci. Noi invece continuiamo con la gara con la prossima concorrente, Cinzia Ricca. Facciamo un applauso, ci farà ascoltare un brano di Gerardina Trovato, Non ho più la mia città. Venne il giorno che le dissi, tu Catania non mi basta, dei miei sogni che mi hai fatto, me li hai chiusi in un cassetto, e sognavo di partire e di trovarmi in un bel posto, per poter riaprire quel cassetto ormai nascosto. Chiuso con delle catene, pieno ormai di ragnatele, mi dicevi da bambina, guarda sempre quelle stelle, basta sai vederne una, che va giù e tutto s'avvera, quante stelle avrò contato, quante ne ho viste cadere, ma l'America è lontana, ma l'America, l'America. Era questo sai il mio sogno, di volare su New York, e adesso sto cantando, complimenti, ci rivediamo per il terzo brano.
perché come ormai tradizione vuole, il terzo brano è una sorpresa per i nostri concorrenti, lo scegliamo io e Carmelo Ciletta, e questa settimana abbiamo scelto un brano che siamo sicuri farà ballare tutto il pubblico e come sempre ci riporta indietro nel tempo, perché ormai facciamo sempre affidamento a quelli che sono i brani che hanno fatto la storia della musica italiana, ed è un brano che nel 1963 divenne proprio un tormentone dell'estate di quell'anno. Tornando alla nostra gara, prima di ascoltare il prossimo sfidante, vi volevo ricordare, tornando a parlare ancora della sezione Festival Pub Baby, che è possibile ancora votarli sul nostro sito internet www.televideoadrano.it oppure inviando un sms al 346 79 52 139, scrivendo il nome e cognome del vostro concorrente preferito. Ricordo anche gli altri: Domenica Puglisi, Antonino Liotta, Chiara Saccone, Lucia Consoli, poi abbiamo visto Martina Musumeci, Domenico Liotta, Maria Rosa Nicolosi, Virginia Penna, Ornella Currò questa sera, Miriam Ventura, Aurora Alberio, Silvia Bivona, Valeria Verzi sempre questa sera, Miriam Saccone, Maria Dio lo sa, Grace Cambria e infine il nostro ultimo acquisto che è Alfio Bua. Chiaramente vi ricordo che questi voti saranno poi sommati a quelli di una giuria che sceglierà i primi tre classificati della nostra gara canona dedicata ai bambini. Il premio sarà offerto, lo ricordiamo, per i primi tre classificati dal Centro TUN della famiglia di Natale. Abbiamo qua Toni di Natale insieme ai figli, insieme anche a... Adesso no, adesso sono andati via, sono sempre qui all'interno dell'hotel Casale dei Greci. Facciamo un bel primo piano a Toni, che ci è venuto a trovare questa sera. Dicevo che il premio è offerto da loro per i primi tre classificati, e poi ci sarà la realizzazione di un CD dal nostro naturalmente fonico del cuore. Facciamo un applauso a Salvo Pesce, che poi porterà questo bambino che vincerà nel suo studio, gli farà incidere un sacco di canzoni. E poi l'abbiamo messa, è una bella sviolinata, ma non è vero, noi diciamo davvero queste cose. Io lo dico davvero, sei il nostro fonico del cuore, quindi non è una sviolinata, non essere malapinzanti come si dice dalle nostre parti, no, però non lo so suonare il violino io, quindi anche volendo non posso fare nessuna sviolinata. Tornando invece alla nostra gara, ascoltiamo il prossimo sfidante, Salvo Laudani. Salvo Laudani arriva dopo il brano dei Concerto Mocarta, un'altra canzone che fa emozionare tantissimo, di Lara Fabian, Adagio. Ti troverò.
Anche con te, ci rivediamo per il terzo brano. Ancora un applauso per Salvo Laudani. E subito arriva la prossima sfidante, Piera Scarvaglieri. Una bellissima canzone. Adesso invertiamo i ruoli, la presenterà lei. È una canzone, tra le altre cose, anche molto recente, perché di una delle, diciamo, cantanti che sono uscite dal vivaio di Amici di Maria De Filippi. Sì, Ragazza Occhi Cielo. Di Loredana Errore, e invece per noi la canterà Piera Scarvaglieri. Io non ho mai dimenticato quello che ho fatto da me. Lascerò questo triste porto, porto via l'ori da qui. Io non ho mai cancellato il dolore. Del dopo iniziare con me, con
giorno quando c'è una chiusura particolare, quella di Biagio Antonacci, una straordinaria voce, complimenti, ci rivediamo per il terzo brano a sorpresa, ancora un applauso per Piera Scarvaglieri, complimenti ancora per questa esibizione e adesso arriva il nostro cantante ma anche attore e cantautore Marco Massimino. Facciamo un applauso caloroso anche per lui, che adesso ci il pubblico un applauso, dovete essere più calorosi. Ci farei ascoltare adesso un brano di Michele Zarrillo, L'alfabeto degli amanti. L'alfabeto di tutti gli amanti comincia così, con parole che vanno a cercare lontano da qui, e gli uccelli che scendono a bere dall'immensità hanno il volo fuggente e leggero da tua intimità. Questo è il tempo perché il mondo
l'errore più grande a cui l'uomo può credere mai è cercare lontano le cose che ha dentro di lui. Questo è il tempo di vivere te fino all'ultima parte. Marco, per questa esibizione, poi sei sempre molto coinvolto nei brani che canti. Come mai hai scelto anche questo di Michele Zarrillo? Mi piace molto il significato perché, appunto, come dice il brano, è l'alfabeto, ossia il linguaggio a volte nascosto tra gli innamorati. Quindi è particolare come canzone. Grazie ancora, ci vediamo con te per il terzo brano. Facciamo un applauso ancora per Marco Massimino e noi siamo giunti alla terz'ultima esibizione. Ancora un applauso per Laura Iordanescu. Dopo il brano in francese, adesso invece una canzone in italiano di Laura Pausini, Destinazione Paradiso. Quello che c'è stato dentro.
Grazie. Complimenti, Laura Iordanescu. No, no, va bene, puoi andare di nuovo al tuo tavolo, anche perché ci rivedremo per la tua terza esibizione. Io riconquisto sempre la mia posizione centrale in questo palchetto, come sempre all'interno dell'Hotel Casale dei Greci di Biancaville. Noi subito passiamo alla prossima esibizione. Ritorna ancora con noi Fabio Rossitto. E dopo i Negramaro, adesso un brano dei Calling, Whenever You Will Go, ancora per noi Fabio Rossitto. So lately, be wondering, who will be there to take my place? Shadows on your face. If a great web shall fall and fall upon us all, and between the sand and storm, could you make me a new one? If I could, then I the darkest of your days. If a great web shall fall and fall upon us all, then I hope there's someone out there who can bring back to you. If I could, then I would. I'll go. Per il terzo brano, che ricordo fa tappa nel 1963 ed è stato il tormentone di quell'estate, e poi di un artista che sicuramente tutto il pubblico conosce, e siamo sicuri che sia il pubblico da casa che anche quello dell'Hotel Casale dei Greci magari si scatenerà sul passo di questo brano, che poi ha anche un ballo che lo accompagna e che lo ha accompagnato nel 1963. Ultima esibizione di questo decimo appuntamento, ritornano Elisa Greco e Alessia Licciardello. Un brano sempre di uno dei talenti della famiglia di amici di Maria De Filippi, in questo caso la vincitrice di questa edizione, Emma Marrone, con il brano Davvero.
di cose che ci siamo detti. Non siamo quegli amori che consumano l'estate e promettono una mezza verità. L'oroscopo mi dice che non ti rincontrerò, ma le stelle in fondo chi ci crede più? Mi sento camminare appesa un filo in mezzo a un temporale, aspetto che a saltarmi passi tu. Io non voglio averti tra i ricordi di un'estate, io non so sognarti, voglio viverti davvero, voglio baciarti davvero, parlarci davvero, magari fino a odiarti, ma davvero. Io non voglio averti tra il fondo di un'estate, non so andare avanti senza crederci davvero, voglio saziarti davvero. Progetti che ci siamo fatti e tutti i bei propositi si sciolgono con un sale, portandoli alla solita realtà. L'istinto suggerisce prima o poi mi cercherai, ma al destino chi ci crede più? Mi sento camminare a mezzo un filo in mezzo a un temporale, aspetto darmi passi tu. E io non voglio averti tra i ricordi di un'estate, io non so sognarti, voglio viverti davvero, voglio baciarti davvero, parlarci davvero, magari fino a odiarti, ma davvero. Io non voglio averti tra le foto di un'estate, per Elisa Greco e Alessia Licciardello, che ritroveremo per il terzo brano. Complimenti ancora a questo duo che per la prima volta si è esibito al Festival Pub, e anche per noi comunque è una novità, perché nelle altre edizioni non avevamo mai avuto delle concorrenti, sia dei duetti, come nelle altre puntate abbiamo visto sia due ragazzi, poi un uomo con una donna, e questa sera abbiamo invece questo duo tutto in rosa. Si chiudono così le esibizioni dei nostri concorrenti. Ovviamente i nostri giurati hanno ascoltato attentamente le loro esibizioni e comincia anche per loro il momento delle valutazioni, e scopriremo a questo punto chi sarà il vincitore o la vincitrice della decima puntata del Festival Pub. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi ritorneremo sempre qui all'Hotel Casale dei Greci con il terzo brano, quello a sorpresa, che canteranno coralmente i nostri concorrenti, ed è un brano che poi abbiamo scelto noi del programma, ed è sicuramente un brano strepitoso, bellissimo, divertente, chi più ne ha più ne metta. Voglio lasciare un po' di mistero in modo che il pubblico rimarrà ancora con noi, quindi non andate via, rimanete ancora seduti comodamente sul vostro divano insieme a noi del Festival Pub. A tra poco. Festival Pub, Festival Pub.
giovane, street e metropolitano. È questo il brand Terranova. Il total look uomo-donna che veste alla moda. Ispirato al mondo dei bambini da 0 a 13 anni, Terranova Kids, dove si è grandi sin da piccoli. Per uno stile inconfondibile e di moda, Terranova, in via Aurelio Spampinato 10, ad Adrano. Terranova, dove il protagonista sei tu. Diamanti, oro, argento, perle, vetro, acciaio sono i protagonisti di accessori forti e speciali per bijou preziosi. Il richiamo a materiali così primordiali diventa un back to the future ricco di maliziosa eleganza. Harrah's rompe gli schemi e crea un negozio fashion. La cura per i dettagli, il design originale fanno di Harrah's un negozio sfacciatamente trend. Harrah's propone anche articoli per il viaggio delle aziende più note come Samsonite, Timberland, Lacoste, American Tourister. Harrah's, gioielli, orologi, borse, valigie, accessori. Via Cappuccini 175 ad Adrano. Nel nostro mondo di fiabe facciamo rivivere le emozioni dell'infanzia, i sogni, la magia e il calore. Attraverso i nostri prodotti fatti a mano, le immagini e i nostri comportamenti, li trasformiamo in una realtà da vivere ogni giorno, portando gioia con il cuore a noi e agli altri. Toon, i sogni diventano realtà. Toon Shop Adrano, affiliato Arte. Via Cappuccini 171 173 Adrano. Email toonshopadrano@alice.it. Sabina Abbigliamento veste i giovani con uno stile unico e un look esclusivo e ti propone, in esclusiva di zona, abbigliamento e accessori Cocconuda e da quest'anno anche la linea Cocca. E per i giovani che vogliono distinguersi con uno stile che fa tendenza, trovi la linea Angel and Devil ed AU. Sabina Abbigliamento, ad Adrano, in via Aldo Moro 9, traversa di via Cappuccini. Da Sabina Abbigliamento, la protagonista sei tu. Autoscuole Montagna Skepis. Aula multimediale, con possibilità di esercitazione quiz online direttamente da casa. Vasto parco veicoli, mezzi pesanti, auto per disabili e in più esami guida per patente moto direttamente in pista. Autoscuole Montagna Skepis è anche di sbrigo pratiche e in esclusiva di zona si effettuano corsi e recupero punti CQC, carta di qualificazione del conducente. Autoscuole Montagna Skepis, a Biancavilla in via Vittorio Emanuele 505 e a Santa Maria di Licodia in via 24 maggio 33. Info 095 62 91 35. www.autoscuolemontagna.it. E ben ritornati al Festival Pub, come sempre all'interno dell'Hotel Casale dei Greci. Siamo giunti al terzo brano, 1963, tormentone dell'estate del 1963, ma è un brano che conosciamo tutti, di Edoardo Vianello, che fa parte della cosiddetta scuola dei cantautori romani, i Vatussi, per noi i concorrenti della decima puntata del Festival Pub, i Vatussi di Edoardo Vianello. Quel è il mio più basso, è alto dei metri.
giù. Venite, venite qua giù. Siamo noi neri, tantissimi neri. Ogni tre passi, facciamo, facciamo sei metri. Guarda del nostro villaggio, se vedi il villaggio siamo i battuti. Continente nero, alle falde del Kilimangiaro, ci sta un popolo di neri che ha guardato i balli balli. Cantata dai nostri concorrenti, tutti bravissimi, complimenti, anche se qualcuno magari non conosceva bene le parole, ma forse era il problema del monitor che non si vedevano tanto bene. Ma detto questo, noi adesso dobbiamo passare al momento più atteso, quello del verdetto dei nostri giurati, che già sono pronti. Naturalmente si inizierà dal primo, da Michelangelo, e poi a seguire sino all'ultimo concorrente. E i nostri giurati dovranno esprimere le loro preferenze, che vanno da 5 a 10. Sono già pronti? Iniziamo subito da Dinastia, che sarà il primo a mostrare la propria preferenza, e poi seguiranno tutti gli altri. Iniziamo ovviamente dal primo concorrente, che è Michelangelo Messina. 7 7 7 7, grazie. È arrivato adesso il momento di Cinzia Ricca. 8 8 9 8. Salvo Laudani. 10 10 10 10, un unplane. Quindi in questo momento è lui che ha ricevuto più voti. Adesso Piera Scarvaglieri. 8 9 8 e 9. Grazie. Marco Massimino. 8 9 9 9. Grazie. E adesso Laura Iordanescu. 10 10 10 10. E a questo punto abbiamo un ex aequo fino a questo momento. Vediamo un po' il voto per Fabio Rossitto. 8 8 9 8. Grazie. E infine per il duo Elisa Greco e Alessia Licciardello. 9 9 9 8. Grazie. E a questo punto abbiamo due semifinalisti, e sono Salvo Laudani e Laura Iordanescu. Facciamo un applauso per questi due ragazzi. Fate un passo in avanti, mettetevi qui. Io rimango sempre al centro. A chi dedichiamo questa vittoria? Io alla mia ragazza, futura moglie. Futura moglie quando?
prossimo anno. Complimenti, auguroni. Invece tu, Laura, a chi dedichi questa vittoria? Io la dedico a mia mamma, che è stata sempre vicino a me, ha creduto in me di più che a me stessa. Grazie ancora, potete andare ad accomodarvi, complimenti. E loro sono i nostri due semifinalisti, i decimi della decima puntata. Naturalmente invece per gli altri concorrenti la possibilità di essere scelti dal pubblico attraverso l'applauso e quindi poter partecipare ad un'altra puntata del Festival Pub. Iniziamo da Michelangelo, però voglio ricordare al pubblico che chi batte le mani per uno non può farlo per l'altro. Quindi dovete scegliere il vostro preferito. Iniziamo da Michelangelo Messina. Grazie. Cinzia Ricca. Non sono validi i pugni battuti sul tavolo, mi ricordano sempre dalla regia. E poi arriva il turno di Piera Scarvaglieri. In questo momento è in vantaggio Piera perché l'applauso è più forte. E poi Marco Massimino. E adesso Fabio Rossitto. E poi rimangono Elisa Greco e Alessia Licciardello. Sull'applauso di Piera Scarvaglieri e di Alessia ed Elisa, passano con il pubblico, mi danno anche risposta di sì. Sì, avete applausi simili? Io chiedo consiglio, i primi due, allora soltanto loro oppure c'è anche la possibilità? Faccio ripetere da capo tutti gli applausi per una questione così di maggiore chiarezza. Iniziamo di nuovo per tutti. No, soltanto quelli che hanno ricevuto più applausi, quindi i nostri tre, quelli che immagino. Quindi iniziamo da Cinzia Ricca. Stiamo ascoltando tutti dello staff. E poi Piera Scarvaglieri. E poi Alessia Greco. Alessia Licciardello ed Elisa Greco. Allora, l'applauso più scrosciante, diciamo così, è stato tutti e tre. Allora abbiamo tre concorrenti scelti dal pubblico: Cinzia Ricca, Piera Scarvaglieri, Elisa Greco e Alessia Licciardello. Anche voi fate un passo avanti. Grazie, ci rivedremo a questo punto tra due settimane con un'altra puntata. Come sempre dovrete preparare un brano e in bocca al lupo che vinca il migliore. Grazie ancora, un applauso per i nostri ripescati dal pubblico, potete tornare al vostro tavolo. E ringraziamo naturalmente anche Fabio Rossitto, Marco Massimino e Michelangelo Messina, che potranno essere invece scelti attraverso il nostro sito internet www.televidiatrano.it, perché poi avremo una puntata dedicata soltanto ai ripescati dal nostro sito. Quelli che riceveranno più preferenze ritorneranno in gara e anche per loro la possibilità di arrivare in semifinale. Detto questo, vorrei ringraziare innanzitutto i nostri giurati. Facciamo un applauso per Maurizio Musumeci in Arte e Dinastia, Davide D'Amico, Orazio Caruso e Lulu. Grazie per essere stati con noi al Festival Pub. Sicuramente ci rivedremo per qualche altro appuntamento della nostra gara, del nostro Festival Canoro. Vorrei ringraziare ovviamente anche i nostri baby concorrenti Alfio Bua, Martina Musumeci, Valeria Verzi e Ornella Currò. E poi ringraziare anche tutto quanto lo staff dell'Hotel Casale dei Greci di Biancavilla, ristorante, sala ricevimenti e sala congressi, questa bellissima cornice dove poter festeggiare le vostre ricorrenze più belle, i vostri momenti speciali, come magari un matrimonio, come nel caso del nostro Salvo Laudani, che ha detto che proprio il prossimo anno si sposerà. Ringraziamo naturalmente i fratelli Garufi nello specifico, che sono poi i proprietari di questa splendida struttura. Io adesso voglio ringraziare invece i miei consulenti di immagine, e questa volta però inizio da Aras, che trovate ad Adrano in via Cappuccini, che mi ha offerto questi gioielli che il nostro Salvo Dio lo sa mostra in queste immagini, che fanno parte della collezione Jazz Cavalli, mentre l'orologio
fa parte della collezione Guess. E vorrei anche che facesse un'inquadratura particolare a questo bellissimo anello e anche al bracciale, così andiamo questa sera nel particolare e facciamo contenti i nostri sponsor che comunque ci danno un contributo fondamentale per la realizzazione della nostra kermesse canora, Centro Tour, che tra l'altro offrirà i premi ai primi tre classificati del Festival Pub Baby. Ringrazio ovviamente i miei look maker Pina Imbrogiano e Salvo Natoli, che trovate ad Adrano accanto al Teatro Bellini in Vico Platania, e che ha creato questa acconciatura, come mostrano queste immagini, assolutamente divertente. E poi non può mancare quello che ormai è diventato il termine ufficiale, che conosce anche Salvo, pazzesco. Ringrazio Sabina Abbigliamento, che trovate ad Adrano in via Aldo Moro, per questa maglia che fa parte alla collezione estate, primavera-estate, della linea Coco Nuda, ma trovate anche la linea Coq. E poi per quel che riguarda l'abbigliamento maschile, Angel e Devil, grazie per i miei straordinari consulenti di bellezza che riescono a rendermi ad ogni appuntamento sempre più bella, merito indubbiamente vostro. E ringrazio ora lo staff tecnico, e qui voglio un applauso caloroso a partire dalla regia di Carmelo Ciletta. È ovvio che il suo lavoro è poi sempre correlato a quello dei cameraman, e quindi del nostro cameraman fashion, l'hanno chiamato così tra i giurati, è nata questa nomea. Salvo, Dio lo sa, il fashion cameraman, ormai definito così. E poi il mastro, come lo chiamiamo noi, Agatino Catalano. E ovviamente chi ci dà voce? Salvo Pesce, un'inquadratura. Ci faccio un'altra sviolinata questa sera. Eufonia Audio Studio, che realizzerà il CD con i concorrenti che partecipano al nostro programma, tutti quanti vincitori. E che sviolinata, è bravo, è simpatico, è attraente, è fantastico, è numero uno. Continuo? No, mi fermo qui per questa sera. Ringrazio poi ovviamente tutto il pubblico dell'Hotel Casale dei Greci. Lo fate un ultimo applauso? Vediamo se ci siete ancora, se non vi siete stancati. Ecco, grazie. E poi ricordiamo, importantissimo, chi offrirà il premio quest'anno? L'agenzia Cardifiore, che trovate ad Adrano in via Masotto, un viaggio di una settimana per due persone in una delle più belle capitali d'Europa. E poi Radio Studio Italia e ovviamente il nostro editore, quello immancabile, il nostro Pippo Scarvaglieri, grazie anche a lui e il pubblico di TVA e di Ciak Telesud. E io vi lascio con le mie perle di saggezza musicale, quelle non possono mancare perché ormai sono diventate parte integrante. L'amore è musica in cerca di parole. Buona serata a tutti, alla prossima settimana dal Festival Pub. Un abbraccio grande, ciao! Yeah.